punto, dopo aver fatto l'ennesimo sforzo non solo di motivare i nostri emendamenti, ma cercare di capire se vi erano dei margini anche minimi per alcune modifiche, cosa che assolutamente ci hanno riconfermato anche adesso è impossibile. Non solo, ma il governo ci viene anche a dire che lui è stato pregato in ginocchio alla Camera di mettere la fiducia, dopo che, come avete visto anche voi, abbiamo iniziato la commissione con le dichiarazioni stesse di Pizzetti che si stava già predisponendo alla fiducia. Quindi voi capite bene che insomma alla farsa non ci possiamo più prestare, per questo motivo abbiamo deciso di abbandonare i lavori della commissione. Lo ha già detto che se ci saranno i voti segreti metterà la fiducia, ma mentre la Camera l'hanno chiesto, qui non l'ha chiesto nessuno. Evidentemente il governo si muove in modo proprio, smentendo il fatto che dovrebbe restare fuori dalla contesa elettorale. Qui si sta muovendo in realtà il partito dei vitalizi, il partito unico, che vuole semplicemente mettere le mani sulla democrazia. Tutti gli emendamenti sulle preferenze sono stati respinti sul voto disgiunto, sulla possibilità di votare separatamente il partito e la persona. È questa la ratio, avere un Parlamento che farà, eseguirà alzando la manina. Anche noi abbiamo abbandonato i lavori per dare anche il senso anche all'esterno di quello che si sta registrando, perché una discussione è una discussione se c'è chi parla e chi ascolta. Quando invece diventa una sceneggiata, cioè c'è un copione già scritto e quindi bisogna fare passare il tempo per arrivare a quella che è la conclusione prevista e prevedibile, cioè di dare il mandato al relatore e di dire poi abbiamo fatto tutti i passaggi in modo democratico, quando qua dentro nessuno partecipa alla discussione, nessuno del PD e della maggioranza prende la parola, ma è semplicemente un votificio per bocciare gli emendamenti che noi cercavamo di motivare. Quindi davanti a tutto questo l'esito è scontato e noi potevamo fare una cosa che non vogliamo fare, nemmeno noi di MDP, cioè dare l'alibi che tutto è stato regolare, che tutto è stato per bene, che si sono seguite le regole del gioco. È sconcertante. Non so se i colleghi che sono seduti lì e che stanno in silenzio abbiano ben chiaro nemmeno il contenuto degli emendamenti o della legge, mi auguro di sì, sono sicura di sì e che quindi siano tenuti anche a questo atteggiamento passivo, però dal mio punto di vista partecipare a una riunione con un esito scontato per avallare con la mia presenza qualcosa che mi sembra che sia un attacco alla democrazia del nostro paese non è possibile.